Un saluto guardiani, eccoci ritrovati per una nuova recensione esotica. Scusate per la voce, ma sono parecchio raffreddato in questi ultimi giorni, c'è un'influenza che gira pazzesca. Vabbè, comunque siamo qua. Allora, oggi parliamo del malvagio Karma, Bad Juju. Malvagio Karma che dopo l'ultimo aggiornamento che è stato fatto, è stata ripotenziata l'arma. È diventata veramente, veramente un fucile a impulsi da avere, un must have molto, molto forte e divertente. Abbiamo detto appunto si tratta di un fucile a impulsi, come potete vedere dalla skin unica, come se fosse, come se avesse una sorta di maledizione, ricorda un po' le armi della fine di Crota. E niente, cosa dire, è un'arma primaria e vediamo subito le statistiche. Cadenza molto elevata, impatto basso come insomma fucile a impulsi, gittata, adesso qui è potenziata, però questo è il massimo che si possiamo ottenere, gittata, stabilità e ricarica molto elevati e caricatore da 24 colpi nella norma, ma c'è un perk eccezionale che andremo a vedere tra poco che permetterà di non tener conto del caricatore di quest'arma. Adesso vedremo in che maniera. Ovviamente il fucile a impulsi è un'arma che spara raffiche di tre colpi. Questo fucile a impulsi ha l'autofuoco, quindi potrete tenere premuto il grilletto e sparare tre raffiche le raffiche da tre colpi in continuazione senza togliere il dito dal grilletto. Danno cinetico, quindi nessun danno elementale. Come al solito, due trio di abilità e due abilità specifiche e nominale, una nominale. Allora, vediamo, abbiamo il primo trio di abilità, balistica fluida, balistica morbida e controllo di rinculo intelligente. Questa è quello che viene dato in notazione, rinculo ridotto e gittata penalizzata. Rinculo ridotto, penalità all'impatto e rinculo prevedibile, controllabile, gittata penalizzata. Io preferisco utilizzare balistica fluida perché, come potete vedere, il perk successivo mi toglie un po' di impatto e non mi dà sufficiente gittata da dire vabbè, utilizziamolo. E il controllo di rinculo intelligente mi toglie troppa gittata per darmi un po' di stabilità che alla fine. Questa è un'arma che di per sé è già molto molto stabile. Prima abilità specifica, fuoco a bruciapelo, ovvero quando si spara a bruciapelo la precisione di quest'arma aumenta. Questo è un perk che abbiamo già visto in molte altre armi e che è utile a seconda delle situazioni. Primo potenziamento al danno, secondo trio di abilità. Abbiamo proiettili sfonda corazza, ovvero questi proiettili dal cuore di Iridio penetrano in profondità nel bersaglio. Anche se il peso riduce la maneggevolezza dell'arma. Poi abbiamo missiva che aumenta la gittata e la precisione ed equilibrio perfetto. Quest'arma ha un rinculo estremamente ridotto. Praticamente parte con questa abilità qua, è la prima, ma come potete vedere ha una gittata estremamente ridotta. Missiva toglie un po' di impatto, ma vi dà veramente veramente tanta gittata. Invece equilibrio perfetto aumenta di molto la stabilità riducendo altrettanto di molto la gittata, quindi è preferibile utilizzare missiva per tenere le statistiche gittata, stabilità e ricarica ad un livello veramente veramente alto. Abilità nominale e che rende quest'arma incredibilmente forte è Maledizioni a catena. Dopo ogni uccisione quest'arma si ricarica all'istante e aumenta i danni per un breve periodo. Le uccisioni ricaricano la super. Allora, questo perk qua è qualcosa di eccezionale. Praticamente, quando con quest'arma andrete ad ammazzare un nemico, automaticamente il caricatore si riempirà all'istante, quindi non dovrete ricaricare. Inoltre farà danni aggiuntivi e inoltre le uccisioni vi caricheranno la super, quindi la ultimate del vostro personaggio. Poi ci sono gli altri potenziamenti al danno. Allora, perché ho detto che non bisogna tener conto del caricatore, dell'ampiezza del caricatore di quest'arma, perché se andrete a fare uccisioni a catena, ogni uccisione vi ricarica il caricatore, quindi è un po' come avere le munizioni infinite, infinite senza aver bisogno di ricaricare. Inoltre, sullo stregone, utilizzando il casco Mente d'Ossidiana, quindi con questa build qua,
Malvagio Karma e mette d'ossidiana maxate al massimo, cosa succederà? E cosa fondamentale, camminatore del vuoto, praticamente sfruttando l'abilità di mente d'ossidiana che le uccisioni con bomba nova riducano il recupero della prossima bomba nova, quindi utilizzando bomba nova che è la special, l'ultimate del camminatore del vuoto, vi ricaricherà più velocemente la successiva bomba nova. In più, utilizzando il malvagio karma che dopo ogni uccisione, quest'arma, vabbè, a parte ricaricarsi all'istante, ricaricano la tua super, vi metterà nelle condizioni di poter praticamente spammare la bomba nova a ripetizione, proprio come se fossero granate, quindi senza aspettare il classico periodo di tempo che ci vuole per ricaricare le super, che no, solitamente è abbastanza lungo. Comunque andiamo a vedere in game come funziona, come si comporta quest'arma e come funzionano questi perk. Per farvi vedere le abilità di quest'arma, ho scelto una missione dove troviamo molti nemici a ripetizione e non di difficoltà elevata, quindi nemici piuttosto deboli, si parla degli schiavi. Quindi adesso andremo a sparargli ripetutamente a vedere come si ricarica la super in velocità e soprattutto come i colpi verranno automaticamente rigenerati ad ogni uccisione, rendendola quindi un'arma con dei colpi infiniti in determinate occasioni. Eccoci qua, nemici deboli e malvagio karma. Come potete vedere, sto continuando a sparare a ripetizione senza ricaricare l'arma. Inoltre, la ultimate, come vedete, è stata caricata al massimo. Ultimate caricata al massimo, abilità della mente d'ossidiana. Quindi lanciamo, siamo già a metà della ricarica. Facciamo le uccisioni col malvagio karma e praticamente ce l'abbiamo di nuovo disponibile. Insomma, un'abilità molto molto utile, quella del malvagio karma, sia per fare uccisioni in sequenza senza dover ricaricare l'arma e soprattutto per ricaricare la vostra super, soprattutto sfruttando la build mente d'ossidiana malvagio karma, come abbiamo potuto vedere. Anche per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, speriamo con una voce più decente. E niente, lasciate un like, spero vi sia stato utile questo video. Guardate anche gli altri e iscrivetevi al canale per nuovi aggiornamenti sul nuovo gioco di Bungie, Destiny appunto. Un saluto a tutti e buona fortuna nei Geek Off. Ciao guardiani!